Iniziata sul numero 3482, mi lancia nello spazio e arriva a conclusione, dopo 5 episodi, sul topolino numero 3486. Scritta da Francesco Vacca e disegnata da Casti, la storia è stata anticipata da due prologhi, il primo dei quali pubblicato sul numero 3480. Sul primo prologo mi sono ampiamente dilungato in un video ormai uscito più di un mese fa. In quell'occasione mi occupavo dei pianeti interstellari, questo perché la premessa della storia è che un pianeta interstellare entra nel sistema solare e si avvicina sempre di più alla Terra. Alla fine di quella storia si scopre che la rotta del pianeta interstellare è tale da incrociare l'orbita della Terra e l'influenza gravitazionale del primo spingerà la Terra a diventare a sua volta un pianeta interstellare. Un evento di questo genere sulla Terra avrebbe sì degli effetti, ma completamente devastanti. Questo perché, come gli astronomi hanno avuto modo di osservare, un pianeta come la Terra, cioè dotato di un nucleo attivo, quindi di un campo magnetico in grado di proteggere l'atmosfera, e con una attività vulcanica più o meno intensa, sarebbe in grado di sostenere la vita sulla sua superficie, anche in assenza della luce proveniente da una stella. Ad ogni buon conto, è comunque evidente come lo sceneggiatore Francesco Vacca abbia cercato di raccontare una scienza che magari non sempre esattamente aderente alla scienza e alla tecnologia che abbiamo e che conosciamo adesso, ma che possa sembrare quanto più plausibile possibile. Ad esempio è abbastanza evidente che è molto difficile costruire un razzo, almeno con la tecnologia attuale, in grado di percorrere in tempi molto più brevi rispetto ai mesi necessari al momento, lo spazio che ci separa dagli altri oggetti celesti che si trovano all'interno del Sistema Solare. Invece il fatto che Topolino ed Eta Beta alla fine del terzo episodio scoprono che il pianeta Ramingo è in realtà abitato e si chiama Adilos, non è, come ho detto prima, un qualcosa di così impossibile, forse improbabile, ma non certo impossibile. Diverso il discorso degli effetti gravitazionali del pianeta Ramingo sul nostro pianeta. Il primo sono gli effetti sull'atmosfera che il pianeta Ramingo genera man mano che si avvicina al nostro pianeta. Sono dovuti, come ci viene raccontato tra la storia principale e i tie-in, ovvero le storie collaterali, dalla gravità stessa del pianeta Ramingo. Gravità che influenza anche il livello delle acque, causando per esempio delle onde gigantesche, come abbiamo visto nel video dedicato al numero 3485, oppure, anche se ciò non viene citato nella storia, delle maree particolarmente intense. In particolare gli effetti atmosferici erano già stati utilizzati da Karl Barks nella classica Il Valhalla Cosmico. In quel caso però questi effetti atmosferici avvenivano, come giusto che sia, quando il pianeta interstellare utilizzato da Barks in quella storia si trovava molto vicino alla Terra. Per capire perché questi effetti con un pianeta Ramingo molto lontano non possono avvenire, almeno non con quell'intensità con cui vengono mostrati nel corso della storia, basta fare un confronto con ciò che avviene con la Luna. Ovvero, supponiamo che Adilos sia un pianeta più o meno della massa e delle dimensioni della nostra Terra. A quel punto, affinché i suoi effetti gravitazionali siano comparabili agli effetti gravitazionali della Luna, questo pianeta si dovrebbe trovare all'incirca a metà strada tra noi e il pianeta Marte. Eppure, se andiamo a vedere i livelli di illuminazione che ci sono sul pianeta Ramingo nel momento in cui Topolino ed Eta Beta arrivano su Adilos, abbiamo la sensazione che la radiazione luminosa che raggiunge Adilos in quel momento sia paragonabile con la radiazione luminosa che normalmente raggiunge Plutone, che è all'incirca 1000 volte in meno rispetto a quella che raggiunge la Terra. Considerate che invece l'illuminazione su Marte è, nei punti massimi, la metà dell'illuminazione terrestre. Quindi comunque una distanza paragonabile con quella di Plutone, molto difficilmente il pianeta Ramingo potrebbe avere degli effetti gravitazionali come quelli mostrati nel corso della storia.
Ovviamente in questo caso questi effetti erano dal punto di vista narrativo funzionali con il tipo di storia che voleva raccontare Francesco Vacca, cioè una storia di tipo apocalittico in cui il principale interesse era quello di mostrare al lettore le reazioni della popolazione e di alcune particolari categorie all'avvicinarsi di un evento di questo genere. Un altro spunto scientificamente interessante ce lo fornisce Casti con una spettacolare doppia splash page. Questa è suddivisa in due parti. La prima parte, a sinistra relativamente al lettore che sta leggendo, vede la superficie di Adilos e sullo sfondo una terra gigantesca, mentre la seconda parte, quella a destra, vede la superficie della terra e un Adilos gigantesco nei cieli terrestri. La cosa interessante è che alcuni anni fa vennero distribuite delle immagini molto interessanti in cui si mostrava come sarebbe stato il nostro cielo se al posto della Luna ci fosse stato un altro degli oggetti del Sistema Solare. La visione della Terra da Adilos o di Adilos dalla Terra è paragonabile alla foto in cui vediamo Giove al posto della Luna. Quindi per avere una visione di quel genere nei nostri cieli con un pianeta paragonabile alla Terra per massa e dimensioni, dovremmo immaginare questo pianeta molto più vicino rispetto alla Luna. Gli ultimi spunti interessanti ce li fornisce Atomino Bip Bip. Il primo è quando parla dell'effetto di fionda gravitazionale. La fionda gravitazionale è in effetti una tecnica di volo spaziale che viene utilizzata per accelerare o rallentare una navicella spaziale sfruttando la gravità dei corpi celesti vicino a cui questa si trova a passare. Per esempio, supponiamo di voler spedire una sonda, un satellite, dalla Terra fino a Saturno. Per permettere alla sonda di raggiungere il pianeta e minimizzare sia il tempo di percorrenza sia il carburante da utilizzare, allora l'ideale è, per esempio, far fare due passaggi ravvicinati vicino a Venere, un passaggio ravvicinato vicino alla Terra, che daranno le prime spinte, per poi permettere alla sonda di arrivare vicino a Giove, passare accanto a Giove, sfruttare la gravità di Giove per avere l'ultima accelerazione, l'ultima spinta che permette alla sonda di arrivare fino a Saturno. L'esempio che vi ho raccontato è in effetti stato applicato nella realtà alla sonda Cassini-Huygens, che ha effettivamente raggiunto Saturno e ci ha fornito delle immagini spettacolari di quello che oggi consideriamo come il Signore degli Anelli. In effetti la storia della fionda gravitazionale è precedente a quando abbiamo effettivamente iniziato ad applicarla per le missioni spaziali. Infatti il primo suggerimento per poter utilizzare la gravità degli altri pianeti per il volo spaziale lo troviamo in un articolo del 1918 dell'astronomo sovietico Yuri Kondratyuk, nato a Patavia all'epoca dell'Unione Sovietica, oggi nell'Ucraina. Una delle manovre più importanti però per la fionda gravitazionale è invece la manovra di Oman, che prende il nome dall'astronomo tedesco Walter Oman. La cosa curiosa è che Oman non pensava minimamente che la sua traiettoria potesse essere utilizzata per risparmiare carburante. La cosa venne in mente soltanto negli anni 60, per esempio, tra gli altri, al matematico statunitense Michael Minovich. Una delle prime applicazioni della fionda gravitazionale venne invece suggerita nel 1973 dal matematico e astronomo Giuseppe Colombo. In quel periodo Colombo collaborava con la NASA e suggerì di utilizzare la fionda gravitazionale per la missione Mariner 10, permettendole così di poter eseguire una, diciamo così, doppia missione. La sonda infatti era stata progettata per studiare Venere, però prima di concludere la sua missione, Colombo suggerì una traiettoria che avrebbe potuto permettere alla Mariner 10 di poter eseguire il primo studio di Mercurio. L'operazione, definita Missione Impossibile, venne portata a compimento con successo tra il 1974 e il 1975. Non a caso, infatti, praticamente la maggior parte delle informazioni che abbiamo sulla superficie di Mercurio viene proprio dalla Mariner 10.
L'ultimo elemento interessante è legato al fatto che Atomino Bip Bip è riuscito a fornire una stella al pianeta Ramingo. Nello specifico, quando vediamo la colorazione della stella, questa tende al rosso, il che suggerirebbe che abbiamo di fronte una nana rossa. Un esempio di una classe di stelle di questo genere è la famosa TRAPPIST-1, che appunto è una nana rossa, intorno alla quale abbiamo scoperto ben 7 pianeti extrasolari, tutti o quasi tutti compresi all'interno della zona abitabile della nana rossa. Tra l'altro, TRAPPIST-1 ha una massa 0,86 volte e un raggio 0,12 volte inferiore rispetto alle dimensioni del nostro Sole. Quindi è decisamente molto più piccola. Esiste però una classe di stelle che è ancora più piccola e che si trova al limite tra una stella e un pianeta. Sto parlando delle subnane brune, che all'incirca dovrebbero avere una massa 13 volte più grande rispetto a quella di Giove. Questo perché solo con una massa di questo genere il nucleo del corpo celeste sarebbe in grado di attivare i processi di fusione nucleare necessari per produrre energia e mandarla verso l'esterno. È ovvio che la stella che Atomino Bip Bip ha dato ad Adilos probabilmente è più compatibile con una subnana bruna che non con una nana rossa, però considerando che questa è una stella artificiale, diciamo che tutto è possibile anche in questo caso. Arrivati a questo punto, innanzitutto vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione, dove ho aggiunto vari link di approfondimento, in particolare ad altri video che io stesso ho realizzato proprio sugli argomenti trattati in Minacce dallo Spazio. E poi, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. A questo punto, non prima di suggerirvi di dare un'occhiata al simbolo che si trova sulla tuta di Topolino, saluti a tutti!